Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto che ho comprato su AliExpress, anzi due prodotti che ho comprato su AliExpress. Il primo è questo, si chiama Catline e con pochi centesimi vi danno in dotazione questi due gattini molto carini, che se ora sposto da qua praticamente non vedete più perché ho lo sfondo nero, che sono messi in posizione diversa e servono appunto per fare da guida all'uso dell'eyeliner. Un altro è questo che ho comprato anche a pochi centesimi ed è trasparente, ha due linee rette e due concave di forme diverse, con anche disegnata luna, cuore, stella e vari puntini qui per aiutarvi nelle varie linee. Adesso li ho già provati, però li andiamo a provare insieme, così vediamo un po' se secondo voi funzionano o meno. Io non vi dirò il mio parere fino a quando non finiamo appunto questo video, così vedrete un po' se vi possono essere utili o meno. Andiamo a vedere innanzitutto di che cosa abbiamo bisogno. Allora, non andrò a disegnare la riga di eyeliner con un eyeliner e vi spiego perché. È difficilissimo riuscire a tenere questo sull'occhio e poi andare a disegnare una riga precisa. Inoltre, con l'eyeliner, se sbagliate, la vostra unica chance è quella di lavarvi il viso, perché non va via. Soprattutto io ho solo eyeliner waterproof, quindi non potrei farvi vedere tante righe di eyeliner in un solo video senza struccarmi 100 volte il viso. Ma comunque io vi consiglio di non fare queste righe con l'eyeliner, ma farlo con un ombretto nero molto molto scuro e opaco possibilmente, così andrà ad assomigliare più ad una riga di eyeliner, con l'alternativa ovviamente che dopo potrete andarlo a ripassare con un prodotto tipico da eyeliner, quindi non un ombretto, di modo appunto che vi serva anche da linea guida. Questo perché se sbagliate, se poco poco spostate il gattino o comunque lo stencil, potrete andare benissimo a correggerlo con un correttore e si andrà a togliere subito appunto l'ombretto. Anche per questo non vi consiglio di utilizzare un ombretto particolarmente nero e scrivente, ma più magari un ombretto marrone scuro e un po' blando, di modo che se lo volete potete togliere appunto lo sbaglio che avete fatto. E poi ve l'ho detto, potete sempre ripassare sull'ombretto il vostro eyeliner. Io vi consiglio di utilizzare un pennello a penna, in questo modo a setole dure, oppure un pennello piatto, un po' magari più piccolo di questo, sempre a setole dure. Perché non vi consiglio questi pennelli, quindi questi da sfumatura, i blending? Perché se voi andate a passare un blending e spostate la pelle, inevitabilmente andrete a scrivere anche sotto alla riga appunto che state cercando di creare e quindi vi verrà sbavata. Perciò serve un pennellino da precisione con la punta dura, di modo che potete andare ad appoggiare il prodotto senza tirarlo, perché se tirate inevitabilmente anche la pelle e quindi la riga mi viene sbavata. Questo appunto è quello che succede solitamente con un pennello, con un blending blush, un pennello da sfumatura. E per struccare le parti di eyeliner che vi sono venute magari un po' storte, sicuramente vi serviranno anche dei cotton fioc. Allora, andiamo ad utilizzare per prima questa qui, che è il classico stencil un po' più semplice. E qui serve appunto per fare la riga, quindi il cut crease sull'occhio, mentre questa parte si usa per fare la riga di eyeliner prima di qua e poi di qua. Quindi io la vado a realizzare in quest'occhio che mi viene meglio, così riesco a guardarmi da qua sullo specchio e vediamo un pochettino come viene fuori. Vi ripeto, io l'ho già utilizzato diverse volte, quindi ho preso un po' di manualità, perciò il risultato comunque consideratelo come una persona che già l'ha fatto diverse volte, ma non vi anticipo nulla. Allora, non mi avvicino troppo alla videocamera perché altrimenti rischio di bloccare il tutto col braccio e non riuscite a vedere più nulla, quindi mi tengo a questa distanza, così più o meno riuscite a vedere un po'. Ovviamente il risultato consideratelo come una prova che vi sto facendo vedere, non ci devo uscire. Vi faccio vedere prima la realizzazione del cut crease con questa parte che è meno concava rispetto a quest'altra, che credo serva per gli occhi un po' più piccolini, un po' più stretti dei miei, e poi una riga di eyeliner.
sto andando ad utilizzare un ombretto marrone scuro. Metto l'ombretto sul pennello e vado a disegnare la riga. Quindi prima tiro solo questa e poi vado di sopra ad unirla al resto dell'occhio. Ora qui sono andata troppo alta, come al solito, quindi passando un cotton fioc vado a sistemare un attimino questa parte di sopra. Ok, e questo è il risultato. E poi voi dovrete congiungere praticamente questo al resto dell'occhio. E questo è come viene fuori. A me, onestamente, fa un po' cagare, perché comunque non è secondo me la forma giusta per il mio occhio, questa qui. Lo vado a struccare con un po' di olio, in modo che venga via facilmente, e poi asciugo l'olio con l'altro pezzo di stoffa. Adesso vi faccio vedere il cut crease, quindi metto praticamente questo qui qua, cercando di seguire la riga appunto del mio occhio in questo modo, e vado a tirare la linea. Pulisco un po' le parti che ho sbavato e questo è il risultato del cut crease. Anche questo una schifezza, perché ovviamente è impensabile che questa cosa si adatti a tutti i tipi di pelle, a tutti i tipi di occhio. Cioè non viene poi neanche assolutissimamente dritta, nonostante l'abbia tenuto fermo. Quindi in sintesi questo coso per me è assolutissimamente inutile, cioè non serve a un granché. Può andare bene ed è molto interessante utilizzarlo per il fatto che qui è praticamente rigato come un righello e qui ha le righe un po' più grandi, quindi può essere utile per prendere le misure per fare la riga esattamente lunga da una parte e dall'altra, o al massimo per non sbavare da questa parte, o per tirare comunque solo la codina. Ma comunque tutto il resto dell'eyeliner per me è impossibile tirarlo con questo coso. Assolutissimamente no. Infatti io lo uso soltanto per evitare le sbavature, quando magari devo andare appunto col pennellino da sfumatura appunto in questa parte finale. Ma andiamo ad utilizzare questi altri due qui. Innanzitutto ci sono le spiegazioni qui dietro. Vediamo se riesco a far vedere decentemente. Ci sono i numerini, quindi li potete utilizzare in tutti questi modi. Magari poi vi fate un fermo immagine per capirli un po' meglio. E sono questi qui. E adesso noi andiamo a farli tutti e 10. Quindi forse mi cadrà a me l'occhio oggi. Allora, il primo consiste nel prendere questo gattino, quello messo col culetto all'aria, e andare a tirare una riga partendo da questa insenatura. Quindi si mette questo gattino qui nella parte finale e si riempie il contorno. E questo è il risultato. Come vedete non fa neanche la punta, perché di fatto qui la punta non c'è, è arrotondata, quindi mi viene fuori praticamente questa riga strana. E anche questo, come potete immaginare, nisba nella maniera più assoluta. Il secondo invece fa la riga di eyeliner da questo angolo, in questo modo. Poi è difficilissimo da tenere in piedi questo stencil. E questo è il risultato con l'altra riga. Anche qui non c'è nessun angolo. Allora, il terzo invece serve a tracciare una riga di eyeliner qui sotto. Questo non ve lo faccio neanche vedere, perché ve lo dico subito, funziona abbastanza bene, ma perché si tratta appunto di una riga
molto molto sottile, che comunque non ha, se proprio dobbiamo essere sinceri, neanche bisogno di essere tracciata con una guida, perché comunque è molto semplice, basta tenersi stretti e seguire la linea dell'occhio. Questa parte non c'è, ma io voglio provare ad utilizzarla anche per il cut crease, per vedere un po' come viene, così vi faccio vedere un po' tutte le opzioni. Lo metto appunto sulla mia riga. E questo è il risultato finale. Non si può spiegare veramente, credo che sia meglio farlo a mano libera, ti viene sicuramente 100.000 volte meglio che utilizzare questo gattino. Il quarto, si tratta sempre di una linea di cut crease, il quarto si tratta sempre di una linea di cut crease, e questa volta si fa in questo modo, quindi con la parte della zampetta. Anche qui mi vado a posizionare sotto l'arcata. Questo lo devo tenere pure con due mani perché ovviamente è troppo lungo e la codina si alza. Questo è proprio impossibile da fare. E questo è l'altro risultato, che fa assolutamente pietà. Il mio occhio intanto sta per gridare aiuto. Il 5, anche qui si tratta di un'altra linea di cut crease, questa volta con la codina, ma questa non la segnerò neanche, perché vi spiego, appena io cerco di posizionare questa parte, quest'altra mi finisce dentro l'occhio, e la prima volta me lo stavo veramente tagliando, anche perché questa cosa è plastica e sottile, e secondo me, se non state attente, vi fate veramente male. Quindi questo non proverò neanche a realizzarlo, anche perché essendo dura, cosa succede? Io lo posiziono, anche se chiudo l'occhio, lo posiziono, ma lo dovrei tenere praticamente così con due mani e poi riuscire a fare il cut crease. Vabbè, facciamo una cosa, ci provo lo stesso, tanto anche se non state riuscendo a vedere proprio bene quello che sto facendo. E questo è il risultato. Questa come curvatura non è male, nel senso che un po' ci siamo, anche se magari l'ho posizionato un po' troppo giù, dovevo posizionarla un po' troppo su. Più o meno appunto è più confacente al mio occhio, ma comunque è davvero difficilissima da utilizzare, tanto vale allora prenderla e farla a mano libera, secondo me. Certo, per una ragazza magari che non l'ha mai fatto può più o meno essere utile, perché poi comunque lo potete sempre sistemare in questo modo e lo andate, diciamo, a migliorare. Però secondo me non è particolarmente indicato, soprattutto perché c'è praticamente la coda e il culetto del gatto che mi segano l'occhio. Quindi io al massimo praticamente dovrei tagliare questa parte qui del culetto, però non l'ho fatto perché ovviamente volevo farvi vedere appunto lo stencil. Adesso andiamo a struccare e vi faccio vedere il sesto. Allora, il sesso è particolarmente difficile, io credo che sia un'immagine venuta male, perché non mi verrà mai una riga di eyeliner dritta in questo modo, cioè come dovrebbe venire, cioè viene praticamente tagliata, cioè non lo so, io non ve la faccio neanche vedere perché sarebbe assolutissimamente inutile. Penso che potete vedere anche voi stesse che se io lo abbasso di qua mi viene storta così, se io lo abbasso di qua viene storta e troppo alta in questo lato. Quindi secondo me proprio questa parte qui, la sesta, non si può assolutamente utilizzare. Poi parte della codina dell'altro gattino, quello invece seduto, si utilizza in questo modo qui, quindi per disegnare sempre una codina. Anche in questo caso c'è la parte finale della punta che vi finisce praticamente dentro l'occhio. Provo a farvi vedere come viene. Questa per me viene troppo anni 60, anche se è estremamente precisa come codina, perché qui fa la punta, proprio non mi piace assolutissimamente l'effetto.
Provo a farvela rivedere scendendo un pochettino, quindi abbassando un po' l'angolazione, però appena l'abbassi praticamente va troppo sulla parte finale dell'occhio e l'effetto è osceno anche in questo caso. Ottava parte, anche questa per me assolutamente inutilizzabile, perché secondo loro io dovrei fare una riga di eyeliner praticamente così. Insomma, cosa mi dovrebbe rappresentare questa cosa non lo so. Penultima, la numero 9, questa non ve la faccio vedere, è abbastanza utile perché serve sempre per la parte finale, quindi va qui sotto le sopracciglia, ma come abbiamo fatto lo stesso discorso per prima, questa comunque è una riga molto facile da tracciare perché deve essere sottile e attaccata alle ciglia, quindi neanche a farvela vedere, questa è l'unica parte che considero veramente utile. E poi infine la decima parte, che è quella che sta qui dentro, e serve anche questa per l'eyeliner, e questo si fa in questo modo: si appoggia lo stencil dalla fine dell'occhio verso sopra, anche qui totalmente impossibile tenerlo decentemente dritto, e si traccia la linea, e anche questa, come vedete, fa cagare. Allora, sono andata a correggere nuovamente appunto col correttore il mio occhio perché si era leggermente arrossato, e che dire di questi prodotti? Assolutissimamente inutili. Tutti questi generi di prodotti che fanno in Cina, che servono per tracciare delle linee, per me sono assolutissimamente inutili. Tanto vale o non farsi la riga di eyeliner, oppure cercare di fare pratica e riuscire a farla quantomeno decente, perché uscire con una riga di eyeliner fatta con uno di questi cosi trovo che sia appunto veramente assurda, non serve a niente. L'unico che un pochettino promuovo di più è questo qui, ma solo per il fatto che è semplice da utilizzare ed essendo appunto dritto si può mettere in questa parte finale e tirare tranquillamente la parte finale della riga senza utilizzare lo scotch, ed è l'unico che vi consiglio di acquistare. Certo, sono costati davvero pochi centesimi, però onestamente non ve li consiglio perché non servono assolutissimamente a nulla. Io ritengo che se una persona non si sa truccare, non si saprà truccare neanche con questi aiuti, quindi meglio cercare di fare un po' di pratica con la mano così appunto si evita di uscire magari con righe di eyeliner storte, e in alternativa non fatela, non fa niente, non per forza tutti dobbiamo avere a uscire con la riga di eyeliner. Io ad esempio, questo è il mio trucco da tutti i giorni, io non la faccio perché con la premura potrebbe venirmi male, quindi preferisco evitare di farla. Detto questo ragazzi, spero che questo video è stato utile, se è così lasciatemi un like al video, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi, e se volete vi ricordo sempre che c'è anche la mia pagina Instagram, dove se volete appunto potete lasciarmi un seguito per restare sempre aggiornati su tutti i prodotti nuovi che compro, i vari make up, o se vi dovesse interessare anche a volte pubblico foto di quello che faccio durante la mia giornata. Io spero che ci vediamo nel prossimo video e un bacio a tutti.